Buonasera e benvenuti al TG Nord. Apriamo questa edizione con la conferenza stampa del Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, che questa mattina ha tracciato un bilancio dei primi 100 giorni di governo lombardo. Il Presidente ha parlato di rivoluzione della concretezza, risorse messe a disposizione per finanziare attività nei vari settori di competenza della Regione. Andiamo a sentire quindi la prima parte in cui fa un po' una sintesi delle principali misure prese a partire dalla riduzione dei costi per la politica. I primi 100 giorni abbiamo tagliato i costi della politica, più di 24 i milioni risparmiati. Il secondo capitolo, la Lombardia del fare, abbiamo deliberato, liberato e messo a disposizione delle imprese oltre 1,5 miliardi di euro in 100 giorni. Sul sistema di welfare, complessivamente abbiamo stanziato oltre 500 milioni per il sostegno concreto alle famiglie lombarde e poi l'attenzione ai territori, agli enti locali e non solo, oltre 200 milioni per comuni, province e per l'ambiente. Totale, nei primi 100 giorni, oltre 2 miliardi di risorse che abbiamo trovato e investito in misure concrete. Vuol dire mediamente, per gli amanti della statistica, più di 20 milioni al giorno da quando siamo al governo della regione per i cittadini della Lombardia. Nello specifico, costi della politica, abbiamo tagliato le spese di rappresentanza della giunta del 30% e del 10% quelle degli assessori, per un totale risparmio in 5 anni di 10 milioni di euro. E poi, come sapete, è stata approvata la nuova legge regionale, a cui ha contribuito naturalmente anche la Regione, che taglia del 50% le spese dei gruppi consiliari con un risparmio di 14,5 milioni ogni anno. Altro capitolo, la Lombardia del fare, ovvero risorse per sbloccare 3.000 cantieri, sostegno alle imprese e patto di stabilità. Il Presidente ha detto rompiamo le catene del patto. La Lombardia del fare, quattro capitoli. I cantieri edili che abbiamo sbloccato, 3.000, diamo credito alle imprese, abbiamo anticipato i contributi europei alle aziende agricole e abbiamo deciso di andare oltre il patto di stabilità. 3.000 cantieri sbloccati, è la legge regionale, la prima legge regionale che è stata approvata, la riforma, la proroga della PGT, che prevede, dati ANCE, l'apertura, lo sblocco di 3.000 cantieri edili in Regione Lombardia per un valore di oltre 500 milioni. Le imprese. Abbiamo rafforzato il sistema Confili con 22 milioni che permettono di liberare 500 milioni di euro di nuovi finanziamenti, una boccata d'ossigeno per le imprese lombarde che era assolutamente necessaria e siamo intervenuti immediatamente. Abbiamo rivitalizzato il settore del commercio e del terziario con 17 milioni di euro a favore dell'internazionalizzazione, delle reti di impresa, delle imprese creative e dell'imprenditorialità innovativa. La Lombardia è l'unica regione in Europa, non in Italia, in Europa ad aver preso questo provvedimento, e cioè l'anticipo dei contributi europei della PAC, un intervento di liquidità per le imprese agricole che vale 300 milioni di euro. Il patto di stabilità, quello che vincola i comuni, che impedisce loro di spendere anche se hanno i soldi, noi abbiamo dato ai nostri comuni e alle province 212 milioni di euro per poter pagare loro direttamente i fornitori e finanziare i nuovi investimenti, superando così i limiti imposti dal patto di stabilità. Il patto di stabilità deve essere cancellato e l'impegno che io ho preso e che confermo entro la fine dell'anno è di convincere il governo a modificare il patto di stabilità lasciando a noi e ai nostri comuni la libertà di spendere i nostri soldi, altrimenti dal gennaio dell'anno prossimo prenderemo gli opportuni provvedimenti, le opportune decisioni perché il patto di stabilità di fatto, anche se non di diritto, sia superato. Il Presidente Maroni ha parlato anche degli interventi presi in materia di welfare a partire dalle decisioni per quanto riguarda i ticket sanitari. Sentiamo. Welfare, ci siamo impegnati molto,
in questa direzione. Abbiamo dato nuovo ossigeno alla sanità, misure concrete per lavoro e famiglia. Vogliamo restituire e stiamo restituendo un futuro ai giovani, cultura e sport di nuovo protagonisti. Questi sono i quattro capitoli del welfare su cui abbiamo investito le risorse che adesso vi illustro in dettaglio. Sanità. È partita l'operazione Ticket, che deve portare entro la fine della legislatura, questo è il mio intendimento, all'abolizione dei ticket sanitari. La Regione Lombardia ha le risorse necessarie per non far pagare le prestazioni. Oggi queste risorse sono spese in altro modo, dallo Stato per altre regioni, ma questo è l'impegno che noi abbiamo preso. Abbiamo cominciato sospendendo fino al 31 dicembre 2013 quella delibera che era stata presa, che di fatto sottoponeva a ticket tutta una serie di prestazioni sanitarie. L'abbiamo sospesa, valore per 6 mesi 1,2 milioni di euro che rimangono nelle tasche dei cittadini che andranno a fare a usufruire di queste prestazioni sanitarie. Un piccolo contributo, ma è il messaggio che conta ed è il significato simbolico. Cominciamo da qui a non aumentare i ticket e poi per poi ridurli e abolirli nel corso della legislatura. Abbiamo rilanciato gli investimenti di edilizia sanitaria e sull'ammodernamento tecnologico degli ospedali con uno stanziamento di 100 milioni di euro. Liste di attesa, finanziamento di 25 milioni per renderle meno lunghe. Infine, l'operazione San Raffaele, con il vicepresidente Mantovani che sta arrivando in ritardo, bloccato nel traffico, che a Milano è sempre così, e l'assessore Valentina Prea, che si sono impegnati, è stato un buon risultato, un ottimo risultato, 244 licenziamenti evitati, anche e direi soprattutto per l'intervento della Regione. Continuiamo a parlare di welfare, ma in questo caso delle misure prese a sostegno del lavoro e dei giovani. Lavoro e famiglia, questo è il capitolo su cui ci siamo impegnati molto, era la priorità che io ho illustrato nel mio intervento in Consiglio regionale e rimane la priorità. Su questo punto poi c'è la novità di oggi che l'assessore Aprea poi illustrerà al termine della mia presentazione. Abbiamo rifinanziato per 129 milioni di euro la cassa integrazione in deroga per il secondo semestre del 2013, questo favorisce, va a favore di 3.400 imprese lombarde. La dote unica lavoro, abbiamo aggiunto 48 milioni di euro per questa misura, che è una misura importante che dà risultati concreti. Altri 15 milioni di euro a sostegno dei percorsi di riqualificazione dei lavoratori. È stato creato, l'assessore Cantù ha avuto questa iniziativa che la Giunta ha approvato, un nuovo fondo a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, anziani, non autosufficienti, disabili, nuove dipendenze e vittime di violenza, e sono stati stanziati i primi 50 milioni, giusto? I primi 50 milioni. È una novità che è molto importante perché mette la famiglia al centro del sistema di welfare, concretamente al centro del sistema di welfare, in questo caso con l'intervento sulle fragilità della famiglia, che spesso sono dimenticate dal pubblico. Noi non ci dimentichiamo, anzi, noi abbiamo voluto sottolineare l'importanza dell'intervento pubblico nei confronti di chi in famiglia vive situazioni di difficoltà. Sostegno agli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà, 13 milioni di euro stanziati. Agevolazione alle giovani coppie per l'acquisto della prima casa con un primo stanziamento di 4,5 milioni di euro e infine non ci dimentichiamo dei genitori separati con misure anche qui a sostegno delle situazioni di difficoltà. Futuro ai giovani. Abbiamo
preso misure, stanziato risorse per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro per un totale di 65 milioni di euro. Le misure sono quelle elencate: sostegno per il diritto allo studio con borse di studio, specializzazione tecnica superiore, il ponte generazionale, il programma fisso, la premialità per la didattica digitale nelle scuole e l'alleanza scuola-impresa. La dote scuola, 34,5 milioni, beneficerà 80.000 nuovi studenti. Abbiamo messo anche altre risorse per la formazione professionale e corsi speciali per gli studenti disabili, 10 milioni di euro. Infine il finanziamento di 7 milioni per gli interventi di edilizia scolastica e di potenziamento delle reti informatiche e tecnologiche. E sempre nel corso della conferenza stampa di questa mattina il governatore Maroni insieme all'assessore al lavoro Valentina Prea hanno annunciato che la regione anticiperà 94 milioni per la cassa integrazione in deroga. Cassa integrazione in deroga è uno strumento che ho inventato io quando ero ministro del welfare che viene finanziato dal governo. Il governo ha messo per la cassa integrazione in deroga 1 miliardo di euro, poi ridotto a 500 milioni. Noi abbiamo sempre detto, la Regione Lombardia non spetta a noi dare i soldi, ma anticipiamo i soldi del governo se il governo ce li dà. Il governo non ce li ha ancora dati perché è in ritardo, c'è la legge ma non ci sono provvedimenti di attuazione. Quindi noi non potremmo anticipare, ma noi vogliamo comunque anticipare perché ci siamo stufati delle lentezze del governo. I soldi ci sono, ma il Ministero dell'Economia dormono e non hanno fatto ancora i decreti di riparto. Allora noi vogliamo dare la sveglia al governo facendo una cosa che non si potrebbe fare, che non dovremmo fare, ma noi la facciamo perché prima che i cavilli burocratici del Ministero dell'Economia, che dorme, ci sono gli interessi dei lavoratori lombardi per quanto ci riguarda. Quindi è una forzatura, sì, è un superamento delle regole, sì, non dovremmo farlo, no, lo facciamo lo stesso, perché per noi prima c'è la Lombardia. Domani mattina riferirò al Presidente del Consiglio di questa decisione che prendiamo oggi in giunta per fargli capire che o si danno una mossa oppure noi andiamo avanti per la nostra strada senza aspettare le lentezze romane.